gentili signore e signori, abbiamo trasmesso in differita dall'hotel Boccaccio di Amburgo nel 1958 gli Italy Harlem Five. Alla tromba Renzo Muscoli. Musicali di quest'estate 2011, un concerto organizzato dalla Proloco di Muggia con il patrocinio del Comune e in sostegno di Azzurra, Associazione Malattie Rare. Beh, in realtà sembra proprio che il concerto sia già iniziato da una mezz'ora con una registrazione storica, lo avete sentito, del 1958, che ci ha fatto da introduzione preziosa a quello che sentirete questa sera. Ed è uno spettacolo di grande musica, jazz, soul, swing, quello che andrà in scena sul palco alle mie spalle, che vedrà protagonisti alcuni tra i più importanti musicisti di Muggia, Trieste, del Friuli Venezia Giulia, che vantano oggi esperienze prestigiose nel panorama nazionale ed internazionale. Ma non solo. Annunciata come l'ospite d'onore, la cantante irlandese Karen Coleman, vocalist dei The Commitments, presenterà al pubblico di Muggia il suo attesissimo album da solista No Secret. Tutto questo e molto altro ancora in una serata evento che vuole essere un omaggio ad un musicista, compositore, direttore di banda e generoso maestro di musica, muggesano di adozione, Fiorenzo Muscoli. E per l'ultima parte del concerto non poteva mancare la mitica Muja Doc Band che Muscoli fondò e diresse dal 1984 al 1992. Una reunion di alcuni membri originari e di tanti amici che si sono fatti coinvolgere nel progetto. Insomma, ci aspetta una straordinaria serata di musica, che tra l'altro si svolge alla vigilia di una manifestazione importante come il Muggia Jazz Festival, giunto quest'anno alla sua quinta edizione, a cui facciamo da opening act con 24 ore di anticipo. Dunque, prima di dare il via al nostro concerto, è un grande piacere per me invitare a raggiungermi qui al microfono l'ideatore di Muggia Jazz, Stefano Franco. Grazie, molto gentile. Muggia ha proprio una vocazione naturale e noi la perseguiamo e vedremo tanti artisti domani, dopodomani, ma anche oggi. Quindi sono tre giorni molto divertenti qui a Muggia. Io ringrazio tutti e seguendo il consiglio del mio babbo che mi dice sempre sta zitto, vi auguro una buona serata. Grazie Stefano, grazie Stefano Franco, poche parole ma ben scelte. Un invito a tutti voi a partecipare a questa grande manifestazione, il Muggia Jazz Festival. Prima di cominciare c'è un'altra persona che forse due parole le vorrebbe dire ed è il nostro sindaco, Nerio Nesvladek. Grazie. Sì, le voglio dire, devo dire, contrariamente a molte altre volte in cui questo lo si fa per istituzione, stavolta lo faccio veramente con grandissimo piacere. Questa è una serata assolutamente particolare, è particolare per me, ma è assolutamente particolare per tutta la città e per tutti quanti voi. Io devo innanzitutto ringraziare chi ha avuto l'idea di onorare Renzo Muscoli, e cioè Igor Millo, al quale io farei un grandissimo applauso. Che se ne merita tutto. Assieme alla Proloco che ha coorganizzato e al Comune di Muggia, ovviamente ai funzionari che hanno lavorato per questo evento.
Sapete, io credo che anche la scelta di far precedere questo importante festival che c'è domani e che oramai è un appuntamento non sia una scelta casuale. Io credo che Renzo avrebbe potuto tranquillamente suonare, correggetemi se sbaglio, a pieno titolo al festival che c'è domani, quindi lui sarebbe stato contento di farlo, come sarebbe stato contento sicuramente di vedere quanto calore, quanto affetto e quanta gente questa sera lo ricorda, anche se lui era sostanzialmente un uomo di musica, quindi non era un uomo di apparenze. Io credo che questa città debba molto a Renzo Muscovi, debba molto non solo perché lui è stato un artista e quindi ogni comunità deve onorare, rispettare e portare in alto i propri artisti, ma anche perché è stato il continuatore e poi anche il capostipite di una famiglia di artisti. C'era suo padre prima di lui e ci sono i suoi figli che stasera suoneranno e suoneranno ad un altissimo livello. Però io voglio ricordare soltanto ancora questa cosa, cioè io credo che la città gli debba molto perché se è vero come è vero che il jazz è una delle musiche dove c'è una fusione perfetta tra musica colta e musica di popolo e musica popolare, ecco, io credo che Renzo abbia esattamente come musicista rispettato questo modo di suonare e questa filosofia, e io credo che quando molti gruppi, molte bande, molte persone suonano anche durante il nostro carnevale, noi non corriamo mai il rischio di sentire delle strombazzate, delle note stonate oppure della musica, come dire, permettetemi il termine, volgare. È comunque grande musica anche perché Renzo ha formato moltissime di queste persone e le ha formate con tutta la bravura e con tutto l'amore di cui lui è stato capace nei confronti della musica. In più ve lo dico, io l'ho conosciuto, lui è stato anche una persona di altissimo valore, se si può dire, civico, sociale. Lui era una persona con la quale si parlava di tutto di più, la sua casa era sempre aperta e non dico che è stata una fucina di idee, esagero, ma certamente un luogo nel quale molte persone si sono confrontate e molte persone, compreso il sottoscritto, hanno imparato ad ascoltare la musica e a parlare della vita e a parlare del futuro e a parlare di tutto quanto. Ecco, questo noi tutti dobbiamo a Renzo Muscovi e io chiudo dicendo che se il nostro festival del jazz ha oramai una lunga tradizione, ebbene io credo, in questo senso penso che noi ci possiamo impegnare affinché ogni anno l'apertura di questo jazz festival e questa serata sia dedicata sempre a Renzo Muscovi. Grazie. Sale sul palco un trio che nel corso della prima parte del concerto farà da base, e che base, ai musicisti che si alterneranno sul palco. Cominciamo. Nato nel 1970, comincia a battere tamburi all'età di 8 anni per la gioia dei vicini di casa in salita di Muggia Vecchia. Ha collaborato con Neffa, Steph Burns, Antonio e Marcello, Andrea Lione, Elvis Stanic ed è oggi riconosciuto come uno dei più grandi batteristi italiani. Paolo Muscovi! Con artisti di rilievo in Italia e all'estero. Qualche nome: Gianni Basso, Tony Scott, Jay Rodriguez. In poche parole, è il migliore. O era il più alto? Signore e signori, con noi questa sera Giovanni Toffoloni! E della chitarra e del basso e della batteria,
virtuoso polistrumentista triestino, popolarissimo a Nashville, pare. Ha suonato con Fiorella Mannoia, Angelo Branduardi, Ornella Vanoni e tanti, tanti altri. Completa il trio Fabio Valdemarin. Valdemarin accompagnerà alcuni tra i più noti musicisti delle nostre zone, il meglio del meglio del panorama musicale di Trieste e dintorni, a cominciare dai due artisti che vado a presentarvi, Flavio D'Avanzo e Giuliano Tull. Dopo aver conseguito il diploma in tromba al Conservatorio Tartini di Trieste nel 1991, dedica al jazz e alla musica popolare, collaborando con, tra gli altri, Tony Scott, Paul Jeffrey, Enrico Rava e Giuliano Tull. Tull prende in mano il suo primo sax all'età di 10 anni, iniziando a suonare con una formazione bandistica. Più tardi si diploma brillantemente al triennio sperimentale di jazz presso il Conservatorio di Trieste, ma nel frattempo comincia a suonare dal vivo e in studio con i più grandi nomi del jazz regionale: Giovanni Maier, Uffi Gandhi, Riccardo Morpurgo e appunto Flavio D'Avanzo, con il quale si esibirà anche stasera in In Your Own Sweet Way. Signore, signori, aspettando il Muggia Jazz Festival, inizia il nostro omaggio a Renzo Muscovi. Nella gentile richiesta abbiamo alla chitarra Marco Steffen, nostro carissimo amico e grandissimo chitarrista.
2 febbraio si affaccia giovanissimo sulla scena musicale suonando nelle bande. All'età di 30 anni, con la sua leggendaria tromba Bach 72 leggera medio larga e il suo secondo strumento, l'armonica, lascia la sua casa in Via della Guardia per trasferirsi all'estero, dove ben presto si inserisce nel panorama musicale di altissimo livello, esibendosi dal vivo con i migliori artisti, in radio, in televisione e nelle sedi più prestigiose. Una carriera di oltre 60 anni. Signore e signori, Luciano Mosetti. Luciano Mosetti e Stefano Muscovi. Thank you.
il mio cuoricino vecchio, ma comunque sono molto contento di essere qui tra voi, di aver fatto una piccola suonatina, e vi lascio a tutti questi bravi, meravigliosi ragazzi giovani. Jazz friulano, ha partecipato ad importanti festival e rassegne jazz in Italia e nel resto d'Europa. Innumerevoli le sue collaborazioni con artisti di spicco, Enrico Rava, Gianni Basso, James Thompson, per citarne solo alcuni. Stasera, in duetto con la tromba di Stefano Muscovi, ci presenta Mambo Influenziado di Ciucio Valdés. A voi Nevio Zaninotto! Thank you.
parte del concerto. Sale sul palco Bertrand Huvet. Che non è proprio di Muggia Centro. Ecco, con il suo sassofono è partito 11 anni fa dalla nativa Bretagna e da allora ha collezionato collaborazioni importanti. L'ultima in ordine di tempo è quella con la Black Magic Big Band, con sede a Galway, Irlanda. Proprio lì è iniziata l'amicizia con il nostro Stefano. E dall'Irlanda è venuto qui stasera per incantarci con Secret Love. Duetta al sax con la tromba di Stefano Muscovi, Bertrand Huvet.
abbiamo ancora tanta musica da farvi ascoltare. Tra l'altro manca poco all'esibizione dell'ospite d'onore Karen Coleman. Intanto però ci sembra giusto dare la parola all'Associazione Azzurra, che il concerto di stasera vuole aiutare concretamente. E allora vorrei che mi raggiungesse qui al microfono il signor Aldo Flego, che ci parlerà di Azzurra e della sua attività. Grazie signor Flego. Grazie a lei. Grande serata per me, grazie Sindaco Meslade, grazie al Comune di Muggia, grazie a Igor Millo e alla Muia Doc Band. Per me è una bellissima serata perché non ho conosciuto Renzo, ma ho conosciuto Rudy, ho conosciuto suo padre, e questa trasmissione di musica che sento questa sera ha delle origini per me molto particolari, molto intime. Azzurra nasce nel 2000, porta il nome di una bambina che era affetta da una gravissima malattia rara, che era nata nell'86 e che nel 98 è volata al cielo. Noi portiamo avanti con il vostro aiuto, ecco, voglio sottolineare questo, noi lavoriamo sul territorio della provincia di Trieste, viviamo delle contribuzioni che la gente ci dà. Ci sono tanti ragazzini, ci sono tante famiglie che questa sera non possono essere presenti qua. Muggia, grazie. E grazie a lei, grazie a Aldo Flego e grazie ad Azzurra, Associazione Malattie Rare Onlus, che dal 2000 opera in aiuto alle famiglie dei bambini affetti da malattie rare e sostiene la ricerca. E voi non dimenticate di sostenere Azzurra. Grazie. Ci siamo, non vi nascondo che sono un po' emozionata perché sto per presentarvi un personaggio davvero incredibile. È infatti arrivato il momento di una grande artista, cantante dalla voce inconfondibile, autrice raffinata e una donna, ve lo garantisco, straordinaria. Nata a Dublino, giovanissima, comincia la sua carriera cantando nei jazz club all'estero. Rientrata in Irlanda, presta la sua voce come corista per i più importanti musicisti. All'inizio degli anni 90 si unisce alla band di Andrew Strong, tra i protagonisti del film culto The Commitments. E con questa gira il mondo in tour con Elton John, Prince e Talking Heads. Quando nel 1993 il gruppo si scioglie, riceve una proposta dalla band formata da altri musicisti dello stesso film. E beh, con i The Commitments il sodalizio è durato quasi 20 anni. 20 anni di tournée mondiali di enorme successo. Oggi sceneggiatrice di 2 film di prossima produzione, si dedica parallelamente alla carriera da cantautrice ed è qui per presentarci il suo album, No Secret, registrato in parte anche qui a Trieste. Signore e signori, un'amica di Renzo Muscovi, Karen Coleman! Celebrate a night for Enzo, it really is. So I hope you enjoy these songs. This one is called No Secret. Hey.
for many, many years with the Commitments. It was originally sung by Aretha Franklin. I hope you guys like this one. This one is called Chain of Fools. Your eyes always full.
us on a beautiful mojo. There are so many amazing musicians in your very small town, very small area of Italy. But you are blessed with such wonderful music here, really. So this next song, this one is from The Commitments. And if you want to stand and dance and enjoy the night under the stars, wherever they are, this one is called Nowhere to Run. Take the steps I'm grinding, I'm losing.
like to thank you all for being so kind and being so generous with your applause. I'd also like to thank all these amazing musicians who've shared the stage with me tonight. Like I said, you're very lucky. And of course, the two beautiful ladies here who've worked so hard. Beautiful as they look, as beautiful as they sound. Okay, so this is my last song. Thank you so much. Enjoy the rest of the evening. The big band will be incredible. It's a wonderful homage to Renzo. And I leave you good night and thank you. This one is 4th of July. Grazie di essere intervenuta a noi. Grazie, thank you so much.